L'ammiraglia Vincenzo Nibali, ma per sicurezza si è voltato anche per avere la conferma con il proprio sguardo che ancora nessuno è nella sua scia, che nessuno per il momento sta rientrando perché è davvero lontano, possiamo dire a 1,5 km dalla fine, lontanissimo Julian Alaphilippe, che mantiene un ritardo di 37 secondi. Questo invece è il gruppo alle spalle, con Quintana, con Pozzovivo, con Moscon, con Aru e con Fabio Aru. Rilancia la propria azione Nibali, ha curato nel dettaglio questo Giro di Lombardia, lui che era uscito con una microfrattura dalla Vuelta, costretto anche a saltare così il Mondiale Nibali, e che poi si è concentrato sulle classiche della campagna italiana che chiude la stagione 2017 con nel mirino un unico vero grande obiettivo, quello di oggi, quello del Giro di Lombardia. Ha protetto la cavalcata di Giovanni Visconti al Giro dell'Emilia, arrivando comunque sul podio alle spalle il suo compagno di squadra in seconda posizione. Ha scelto di non disputare la Milano-Torino pensando solo e soltanto ad oggi, e già prepara la festa Nibali. Nibali che è già entrato negli ultimi 1000 metri e tra poco andrà a raggiungere il suo secondo in carriera grande successo in una prova monumento. La prima volta era sempre qui su questo traguardo nel 2015 al Giro di Lombardia. Vincenzo Nibali che oggi fa il bis in questa grandissima corsa. Ancora una volta con gambe, con testa, con lucidità chiede e chiama l'applauso del pubblico, lui che ha vinto tutti e tre i grandi giri per 10 volte nella sua storia. È salito sul podio dei grandi giri e va a centrare qua sul suo lungolario la seconda vittoria in quello che possiamo considerarlo da oggi in poi davvero il suo Lombardia. Un campione, il nostro campione, teniamocelo stretto, un corridore come Vincenzo Nibali. La doppietta dopo il successo nel 2017 al Giro di Lombardia. Grande, grande Vincenzo, lo abbiamo detto, con cuore, con gambe e soprattutto oggi Silvio con testa. Uno dei pochi, se non l'unico corridore che riesce ad essere protagonista sia nelle grandi prove di un giorno sia nelle grandi prove a tappe. Vincenzo Nibali raccoglie la piazza d'onore Julien Alaphilippe con un ritardo di 32 secondi e ora accingiamoci a seguire lo sprint per la terza posizione. Un gesto di stizza anche per il francese che puntava ad un risultato diverso, è Moscon che chiude in terza posizione andando a vincere lo sprint del gruppetto che era all'inseguimento. Dunque due italiani comunque sul podio del Lombardia. Nibali sul gradino più alto, poi alle spalle di Alaphilippe salirà Gianni Moscon. Questo bellissimo quadretto che ci regala la nostra regia, perché il primo bacio è per lei, per la figlia, il primo bacio di Vincenzo è per lei, per la figlia Emma, l'abbiamo vista con mamma Rachele. Dunque una giornata Silvio che è stata preparata, curata e finalizzata pensando ad ogni più piccolo dettaglio. La sicurezza ormai raggiunta nelle proprie enormi possibilità, la consapevolezza di avere a disposizione una squadra che lo ha supportato alla grande in